Monte dei Paschi, ci sarà anche Cremona tra le sedi che cadranno sotto la scure del nuovo piano industriale approvato all'unanimità e presentato ai sindacati? Di certo ad oggi c'è solo la riduzione di circa 2.600 dipendenti e la chiusura di 500 filiali a livello nazionale, ma quali esattamente siano è ancora presto per dirlo, secondo Fabi, il sindacato dei bancari che abbiamo contattato in merito. Gli esperti non escludono che anche Cremona possa essere interessata dai drastici provvedimenti di snellimento, ma in quale misura ed entità al momento non è prevedibile. Potrebbero esserne toccate le 5 filiali dislocate nei paesi della provincia, oppure le 2 di Cremona centro, o anche nessuna di queste. Per saperlo occorre la sfera di cristallo, oppure attendere, anche perché eventuali decisioni dovranno entrare in vigore entro il 2019, non domani. C'è da dire che la dieta di Sportelli è un andazzo che non riguarda soltanto il Monte dei Paschi, bensì tutto il sistema creditizio in genere. Certo in altre condizioni, ma il risultato non cambia. Sono finiti i tempi d'oro col boom delle aperture, ora si è in una congiuntura di contrazione generale, benché sempre su base volontaria. I prepensionamenti vanno concordati con gli interessati. Ma c'è anche un'altra valutazione da fare. Una presenza monosportello a Cremona potrebbe essere interessante per Monte dei Paschi. Privarsene non avrebbe senso. A parità di condizioni, le forbici potrebbero dirigersi altrove, verso i rami secchi o più plausibilmente verso zone dove vi siano sovrapposizioni. Non qui, quindi, non su un territorio tutto sommato interessante e appetibile per l'eccellente qualità di credito, per la ricchezza tuttora saldamente ritenuta soprattutto da alcune famiglie, per la zona che è agricola, quindi ancora impostata su principi moralmente sani, il che conta anche negli affari. Da questo punto di vista Cremona, almeno Cremona Centro, potrebbe essere esclusa dai tagli in vista, ma la certezza potremo averla soltanto nelle prossime settimane.